Il tema della sanità pubblica a confronto con quella privata è sempre più di stretta attualità. Anche in Consiglio regionale l'argomento ha catalizzato l'attenzione dei presenti. Sentiamo l'esponente della opposizione dei 5 Stelle e poi la risposta dell'assessore competente Stefania Saccardi all'uscita dall'aula. Sicuramente purtroppo si sta andando verso la lombardizzazione della Toscana, mettiamola così, per ripetere un pochino quello che anche abbiamo sostenuto quando abbiamo contestato la riforma voluta da Rossi Saccardi. Di fatto sta succedendo che le aziende sanitarie piano piano si stanno trasformando in centri appaltanti, danno al privato l'onere di fare prestazioni. Quindi acquisendo prestazioni. È chiaro che il privato ha un margine che si chiama profitto legittimo e questo profitto in realtà potrebbe essere utilizzato virtuosamente dal servizio sanitario pubblico. Quindi siamo del tutto ostili perché siamo per la difesa del servizio sanitario pubblico che vogliamo mantenere all'interno di questa regione. Una polemica politica assolutamente strumentale, la regione Toscana è la regione che ha il tasso di privato inferiore rispetto a tutto il resto del paese, quindi mi pareano francamente esclusivamente polemiche politiche che niente hanno a che vedere con i problemi reali della gente sui quali invece noi ci stiamo concentrando per andare a risolvere quello che è un problema vero in regione Toscana, ma che è un problema che riguarda anche tante altre regioni, che è il tema delle liste d'attesa. Lo risolveremo facendo ricorso alle risorse che abbiamo e a un sistema che continua a mantenere il livello di privato in questa regione estremamente basso. C'hanno quasi il 50% di privato in Lombardia, noi credo arriviamo forse al 5%, mi pare francamente davvero azzardato.